Amici sportivi, buonasera e ben ritrovati per questa nuova puntata speciale di Calcio M Magazine, una puntata che vi preannuncio sarà molto molto ricca, suddivisa in tre parti per andare ad approfondire argomenti piacevoli relativi a tre società nostre partner. Iniziamo questa prima parte dedicata al Camerano Calcio, una società che seguiamo ormai attraverso la MMAG Comunicazione da quasi 4 anni, partendo il nostro approfondimento dalla prima squadra. Non sarà l'unico capitolo dedicato alla società del presidente Giuseppe Giacomelli. Partiamo però, diciamo, dalla prima squadra, che ha partecipato per il secondo anno consecutivo al campionato di promozione dopo la vittoria del campionato di prima categoria di 2 stagioni orsono, e nella seconda stagione appunto consecutiva in promozione è stata capace di raggiungere il terzo posto finale e quindi i play-off validi per l'accesso all'eccellenza. L'ultima partita della stagione regolare appunto del campionato è stata quella della festa di casa Camerano per il traguardo raggiunto, una partita che non ha influito sulla classifica finale, era ininfluente già prima del calcio d'inizio, ma anche per questo in cui la società ha deciso di raccogliere e richiamare tutta la città a festeggiare i propri giocatori della prima squadra e anche di festeggiare poi gli altri settori della propria società, e andremo a parlarne più avanti. Era una sfida con la Cono Dribbling, quindi anche un derby. Noi c'eravamo e abbiamo registrato un po' di immagini che poi, dopo averle montato, hanno dato luogo a questo video promo che ci fa apprezzare alcune giocate dei gialloblu, dei giocatori, e anche alcuni momenti, insomma, di festa di questa partita della giocata dalla squadra di Luca Montenovo. Vediamo il video promo. Si necesita reggaeton, dale. Sigue bailando, mami, no pare. Acércate a mi pantalón, dale. Vamos a pegarnos como animales. Si necesitas reggaetón, dale. Sigue bailando, mami, no pare. Acércate a mi pantalón, dale. Vamos a pegarnos como animales. Muévete a mi ritmo, siente el magnetismo. Tu cadera es la mía, boom. Hacen un sismo, ahora da lo mismo. El amor y el turismo, diciéndole que no al que viene con romanticismo. Si te dan ganas de bailar, pues dale. En esta disco todos somos iguales. Te ves bonita con tu swing salvaje. Sigue bailando, ¿qué pasó? Te traje. Si te dan ganas de bailar, pues dale. En nuestra disco todos somos iguales. Te ves bonita con tu swing salvaje. Sigue bailando, ¿qué pasó? Te traje. Si necesitas reggaetón, dale. Sigue bailando, mami, no pare. Acércate a mi pantalón, dale. Vamos a pegarnos como animales. Si necesitas reggaetón, dale. Sigue bailando, mami, no pare. Acércate a mi pantalón, dale. Vamos a pegarnos como animales. Y yo hoy estoy aquí imaginando. Sexy baila y me deja con las ganas. Y yo hoy estoy aquí imaginándolo. Sexy baila y me deja con las ganas. Video che ci ha fatto apprezzare effetti speciali da parte dei ragazzi di Luca Montenovo, che ora si apprestano quindi a giocare i playoff, gara valida come semifinale dei playoff di promozione Girone A, in programma dopodomani, sabato 30 aprile alle ore 16:30 allo stadio Montenovo appunto di Camerano. La sfida all'Atletico Alma, questo è il grande appuntamento, è una gara secca con i gialloblu che avranno, i gialloblu di casa che avranno, oltre ai favori del tifo del campo, la possibilità di giocare per il pareggio nei 120 minuti complessivi. Noi ci siamo, ma soprattutto abbiamo domandato come si apprestano a vivere questa gara i giocatori gialloblu, lo abbiamo domandato al tecnico Luca Montenovo, l'abbiamo domandato al giocatore Fabio Tombesi, ma abbiamo parlato anche con il presidente, ovviamente, Giuseppe Giacomelli, con il dirigente Saverio Sabatini, di questi playoff della stagione appena conclusa, non solo parlando di prima squadra. Insomma, è il momento di ascoltare un po' di dichiarazioni, quindi delle interviste di alcuni dei principali protagonisti della società e del campo del Camerano Calcio, per tirare un bilancio e guardare al futuro con ottimismo. Il bilancio direi più che positivo. Abbiamo raggiunto un obiettivo che ci eravamo dati all'inizio dell'anno, l'abbiamo raggiunto bene con una giornata d'anticipo terzi, e potevamo forse fare qualcosina in più. Siamo stati limitati parecchio da infortuni di giocatori importanti, ma il gruppo ha reagito
alla grande, secondo me è venuta fuori la qualità del gruppo. Abbiamo veramente un gruppo molto affiatato e chi ha giocato non ha fatto rimpiangere chi non avevo. L'Atletico Alma ora come semifinale dei playoff, con che spirito ci arrivate, in che condizione? Ma in settimana, nell'ultimo periodo, si parlava un po' chi poteva capitare: Atletico Alma, Passatempo, Marzocca, Laurentina. Io penso che le partite playoff sono sempre partite secche a sé e sicuramente incontriamo una squadra attrezzata, una squadra che forse era la candidata alla vittoria finale, e vedremo. Bellissima festa, penso che tutti i partecipanti, sia della Vigor che del calcio 5 femminile, che i ragazzi della promozione, se la sono ampiamente meritata. E io, come sempre, ringrazio la società che è stata sempre vicina, ci ha sempre assecondato, ogni nostra richiesta è stata sempre molto presente, e penso che a questi livelli non è facile trovare una società così. E in bocca al lupo e speriamo di arrivare più avanti possibile nei playoff. Appuntamento sabato 30 aprile, cercheremo, anzi mi auguro e spero, di vedere lo stadio sempre più pieno di tifosi gialloblu e che ci permettono di raggiungere un sogno. Sappiamo che era un obiettivo comunque che sotto ci puntavamo dall'inizio, nonostante comunque la società ci aveva dato degli obiettivi iniziali di prima di tutto di risalvarsi e poi cercare di comunque avere un occhio ai playoff. Quindi comunque la squadra è stata sempre a ridosso delle prime posizioni, ci si è mantenuta tutto l'arco del campionato e quindi li affrontiamo con l'obiettivo di fare il massimo e raggiungere il massimo, e che quello comunque sia di provare a vincerli questi playoff senza ombra di dubbio. Il nostro primo obiettivo è quello di concentrarci al 100% sull'Atletico Alma. È un'ottima squadra, abbiamo vinto lassù, qua abbiamo perso per varie situazioni, comunque i playoff sono tutto un altro campionato a sé, quindi concentrazione massima solo sull'Atletico Alma. Poi nel momento in cui, se andrà bene i playoff, ci concentreremo su quale sarà il prossimo avversario, quindi un passo alla volta, perché comunque ripeto, i playoff è tutta una storia a sé, quindi sono partite 90 minuti che vanno giocati soprattutto con la testa che con le gambe. Giuseppe Giacomelli, grande gioia nel vedere questa festa di fine campionato, ma non di fine stagione, perché adesso ci sono i playoff. A te chiediamo un pronostico appassionato, presidente. No, io pronostici non li faccio mai, perché so concreto, io voglio vedere... E magari anche scaramantico. Anche scaramantico, quello più di tutti. E niente, vediamo partita per partita dove si può arrivare. Sei fiducioso? Io sempre fiducioso del Camerano, noi non ci mette paura nessuno. In bocca al lupo. Crepi. Noi come società non poniamo limiti, quindi siamo molto contenti, è stata una grande soddisfazione, anche perché abbiamo iniziato a porci degli obiettivi qualche anno fa e sinceramente stiamo raccogliendo quello che abbiamo seminato. Siamo riusciti ad entrare nei playoff alla seconda stagione in promozione, quindi penso che sia una grande soddisfazione. Volevo complimentarmi con i ragazzi innanzitutto, perché è veramente un gruppo molto determinato, sono ragazzi straordinari, e poi anche allo staff tecnico che è molto preparato e molto serio, quindi siamo molto contenti, veramente non potevamo chiedere di più. Adesso vediamo cosa ci riservano i playoff. Abbiamo investito molto sul settore giovanile proprio perché crediamo nei giovani, e quest'anno devo dire che anche l'anno scorso abbiamo iniziato, ma quest'anno abbiamo creato un bel gruppo di under che coprono tutti i ruoli nel campo e sono tutti del nostro settore giovanile. Quindi deve essere una festa, perché il calcio comunque alla fine è un gioco ed è giusto che in questo gioco vengano inclusi i ragazzi, i giovani di questo paese, che meritano di avere una società adatta ad accoglierli e a farli crescere in salute. Questa è la cosa principale che noi ci poniamo sempre davanti a qualsiasi altra cosa. Parole cariche di soddisfazione per ciò che è stato fatto, per ciò che si è fatto, ma parole anche cariche di speranza e di fame in vista dei playoff, degli imminenti playoff, a partire dalla sfida con l'Atletico Alma. Staremo a vedere se il Camerano, la prima squadra del Camerano Calcio, sarà in grado di regalare e regalarsi l'ennesimo sogno della sua storia recente e non. Ma come detto, quando parliamo, e qui giriamo leggermente pagina, di Camerano Calcio, parliamo non solo della prima squadra, quindi non solo del campionato di promozione, ben
agenzie, anche di un ampio e fiorente settore giovanile. Così come in passato, anche quest'anno siamo stati al campo durante un pomeriggio di allenamento, seguendo più squadre, passando dagli allievi per arrivare sino ai piccolini, più piccolini dei Pulcini, e abbiamo raccolto tante bellissime immagini. Questo è un riassunto delle immagini che abbiamo registrato. Solo en tu boca yo quiero acabar todos esos besos que te quiero dar. A mí no me importa que duermas con él, porque sé que sueñas con poderme ver. Mujer, ¿qué vas a hacer? Decídete pa' ver si te quedas o te vas. Si no, no me busques más. Si te vas, yo también me voy. Si me das, yo también te doy mi amor. Bailamos hasta la 10, hasta que duelan los pies. Si te vas, yo también me voy. Si me das, yo también te doy mi amor. Bailamos hasta la 10, hasta que duelan los pies. Con él te duele el corazón y conmigo te duelen los pies. Con él te duele. Yo te haré acabar ese sufrimiento que te hace llorar. A mí no me importa que vivas con él, porque sé que mueres con poderme ver. Mujer, ¿qué vas a hacer? Decídete pa' ver si te quedas o te vas. Si no, no me busques más. Si te vas, yo también me voy. Gioco e divertimento sono le parole chiave, ovviamente, quando parliamo di un settore giovanile, quindi di ragazzi e ragazzini che giocano a pallone, che giocano a calcio, ma anche organizzazione e programmazione sono due parole fondamentali per il loro bene, quindi per il bene degli atleti, quando si parla di una società che è chiamata a gestirli e ad allenarli. Abbiamo affrontato questi e altri temi in casa Camerano Calcio con il responsabile del settore giovanile giallo-blu, Stefano Jimmy Fontana, il grande ex Ancona che ormai da un paio d'anni è a capo del vivaio del Camerano Calcio, ma anche Marco Principi, uno dei tanti tecnici preparati di casa a Camerano. A loro abbiamo affidato il compito di descrivere il vivaio del Camerano Calcio. Noi stiamo già guardando al futuro, abbiamo pensato a cambiare qualcosa del nostro organigramma, che anche soprattutto dei metodi e delle modalità di allenamento. Vorremmo fare molti più allenamenti rispetto al passato per quanto riguarda, diciamo, i piccoli, quindi aumentare magari da 2 a 3 per quanto possibile gli allenamenti di diverse squadre, così distanzierebbe un po'
diverse altre società che per tanti motivi non lo possono fare. Alcune già questi tre allenamenti li fanno, alcune per tanti motivi non lo possono fare, soprattutto per motivi di campo o di personale. E noi, per noi questo è il primo obiettivo per quanto riguarda il futuro, l'anno prossimo. Vorremmo organizzare molto meglio, o comunque meglio per quanto possibile, il lavoro sul campo, quindi cercando di sfruttare quello che secondo me è un'altra delle peculiarità che abbiamo praticamente solo qua, ma adesso io non è che voglio fare pubblicità al Camerano Calcio, però un campo come questo è difficile da trovare in giro. Io ne ho girati tanti, obiettivamente tutti quelli che vengono a fare le partite qua ci fanno i complimenti. Noi siamo pieni di richieste anche da parte della federazione quando devono fare partite amichevoli, perché le vogliono venire a fare qua. Questo lo vorremmo mettere più al servizio dei nostri bambini. Le difficoltà ci sono, perché dovremmo organizzare molto meglio, gli spogliatoi sono comunque 4, non è che li possiamo moltiplicare, però penso che con un po' d'attenzione da parte di tutti e di organizzazione da parte di tutti, a cominciare dagli allenatori, per quanto riguarda l'organizzazione del lavoro, potremmo anche riuscire a raggiungere questo scopo. Il metodo di lavoro di quest'anno da parte di tutte le squadre è stata molto meno tattica, ridotta veramente all'osso, e molto più lavoro individuale, e questo comunque non è andato a discapito dei risultati. È stato un anno un po', da questo punto di vista, sperimentale, e ha dato, direi, più che i risultati sperati, quindi partiamo da qua per fare sempre meglio. È stata un'annata molto impegnativa personalmente, perché seguendo il gruppo di esordienti 2003, che si allenano 3 volte a settimana, e i restanti 2 giorni della settimana segue 2007 e 2008 in collaborazione con altri ragazzi del settore giovanile che stanno crescendo come istruttori, stiamo facendo un buon lavoro sia nelle categorie di base sia con i più grandi, insomma con gli esordienti, perché ci stiamo concentrando molto su chiaramente sviluppare l'attività di base, quindi tutte quelle che sono le capacità coordinative da allenare e sviluppare sia nei bambini, ma ancora anche con i 2003 stiamo facendo un lavoro molto analitico di base per cercare comunque di portare tutti sul livello di base e dare la possibilità di crescere poi nel proseguimento, insomma, della loro carriera calcistica e delle prossime annate che andranno a sviluppare. Come tutte le cose, occorre fissare degli obiettivi e fare una programmazione e pianificazione prima dell'inizio della stagione sportiva. Infatti nell'estate scorsa abbiamo fatto parecchi incontri tra istruttori con il responsabile Fontana per cercare di fare un lavoro il più possibile condiviso, che miri a degli obiettivi condivisi e di crescita, quindi un percorso di crescita che porti il ragazzo, insomma, alla sua crescita completa attorno, insomma, quando è pronto per andare a giocare nelle categorie superiori o nella prima squadra. Con i piccolini chiaramente si privilegia il gioco, si privilegia la partecipazione, l'integrazione e quelli che sono i valori fondanti dello sport anche dal punto di vista sociale e socioeducativo. Mentre già con i 2003 si imposta un lavoro più analitico, più basato sul calcio, calcio giocato, e anche si inizia a lavorare forse un po' sulla tattica. Però sono cose che si sviluppano piano piano, l'importante è che abbiano tutti le caratteristiche di base per poter giocare al calcio. Tante soddisfazioni per il Camerano, per l'allenatore, per i ragazzini. In particolare c'è un fatto che è accaduto pochi giorni fa, che è stato anche riportato sui social network, che ti ha visto protagonista da vicino, sì. E che vorrei ci raccontassi qui davanti alla telecamera. Sì, perché è capitato tutto in maniera del tutto casuale. Ero con la partita a Castelfidardo, c'era il raduno del 2008 con le altre categorie, con le altre associazioni della provincia d'Ancona, e un ragazzino proprio davanti a me si è abbassato per allacciare la scarpa ad un avversario che era in difficoltà e ce l'aveva slacciata e quasi che rischiava di cadere inciampando. Quindi è stato un gesto spontaneo che è proprio avvenuto da a pochi metri da me, e sono stato subito pronto a immortalarlo e fotografarlo. Quindi è rimasta poi una cosa che per questo l'ho fotografato, perché mi è saltato agli occhi, e quindi è poi diventata una cosa che ho condiviso con parecchie persone, proprio per sottolineare e segnalare, insomma, che tante volte c'è da imparare dai più piccoli. In questi piccoli gesti, queste piccole cose, insomma, fanno capire veramente tanto.
approfondimenti non banali, quelli espressi da Fontana e da Principi. Ci fa piacere che proprio Marco Principi abbia sottolineato un episodio di fair play particolarmente significativo, che da un lato esula dall'aspetto tecnico, prettamente tecnico, entra nel campo del fair play, che tanto bene fa da parte dei giocatori protagonisti, ma tanto fa bene anche da parte nostra di essere riportato e ricordato e quindi sottolineato. Giriamo ancora pagina però e restiamo in ambito Camerano Calcio, perché abbiamo detto un capitolo importante relativo alla prima squadra, alla promozione, un altro capitolo fondamentale per il presente e per il futuro è quello dei giovani, ma un altro capitolo ancora ricco di soddisfazioni, interessante e importante di casa Camerano, ha un volto diverso, ha il volto al femminile, ha il volto di valorose atlete. Stiamo parlando del calcio a 5 femminile, un altro ramo della società del presidente Giuseppe Giacomelli, che nella fattispecie, dopo aver vinto l'anno scorso il campionato di Serie D, il campionato regionale esattamente un anno fa, quest'anno ha chiuso al quinto posto nel massimo torneo regionale, quindi nella Serie C, e per questo è riuscita a centrare i playoff, un traguardo insperato. Lì si è fermato peraltro il cammino delle gialloblu capitanate da Deborah Pieroni, sono state eliminate dall'Atletico Chiaravalle che aveva chiuso al secondo posto in campionato, ma resta ovviamente la gioia per un'altra stagione sopra le righe, decisamente sopra le righe. Sentiamo cosa ne pensa il tecnico del calcio a 5 femminile del Camerano, Massimo Battistoni, che peraltro, come tutti gli amici di Camerano sapranno, è anche il segretario di tutta la società. Massimo Battistoni, allenatore del Camerano Calcio 5 femminile, nonché segretario della società in generale. Parliamo del femminile. Avete raggiunto i playoff, avete perso al primo turno, ma da neopromossa e vincitrice del campionato di Serie D della scorsa stagione direi che è un gran bel risultato. Ottimo, ottimo, perché è inaspettato sia il campionato vinto l'anno scorso che il raggiungimento dei playoff di quest'anno. Però il gruppo è valido, soprattutto a livello caratteriale, ho potuto godere di uno spessore caratteriale altissimo, e quando è così e c'è un'unione di intenti può arrivare qualsiasi cosa. E siamo contenti anche perché non eravamo favoriti né l'anno scorso né quest'anno, e quando è così gusta ancora di più. Sono nato in questo paese, su questo campo ci ho giocato, ho tifato, alleno e faccio anche il segretario come dirigente, quindi ho lo spirito giallo-blu e so benissimo che ovviamente cuore e soprattutto serietà sono due attitudini che servono innanzitutto per far bene, per mandare avanti i progetti, per costruire e poi anche per vincere. Questo è, lo rivedo sia nelle altre due squadre che hanno vinto campionati, due anni fa la prima categoria, quest'anno la Vigor, ma anche nel mio, perché ancora di più con le donne cuore e soprattutto serietà sono stati fondamentali. Io tengo a precisare che ho un gruppo di 15 ragazze e a calcetto ne possono giocare 5, e avere un gruppo di calcio a 5 di 15 è un gruppo numerosissimo. Alcune hanno giocato poco, ma sono venute sempre agli allenamenti, c'è chi ha cambiato turno, c'è chi è venuto anche mezzo infortunate, e questa è serietà, vuol dire crederci fino alla fine, e alla fine i risultati sono arrivati. Con l'intervista a Massimo Battistoni abbiamo completato, ora sì, l'ampia, ampissima direi, panoramica su tutto il mondo del Camerano Calcio e Calcio a 5, a questo punto dobbiamo dire femminile, quindi di tutto l'universo giallo-blu. Ricordiamo solamente ancora una volta, prima di voltare totalmente pagina, l'appuntamento con i playoff della prima squadra, quindi i playoff promozione. Dopodomani, sabato 30 aprile ore 16:30, Stadio Montenuovo, Camerano Atletico Alma, valida come semifinale. Chi vince sarà ospite una settimana dopo nella finale dei playoff di girone dell'Olimpia Marzocca. In palio c'è l'Eccellenza, ovviamente in bocca al lupo ai gialloblu di Luca Montenuovo e quindi a tutti i suoi giocatori, a partire da Capitan Principi. Ora stiamo per, dicevo, voltare definitivamente pagina, entriamo nel mondo Vigor Camerano, lo facciamo però non prima di aver ringraziato i partner anche di questa società. We'll be right back.
pronti dunque per tuffarci nel mondo Vigor Camerano, una società amica, gemellata potremmo dire, col Camerano Calcio. I rapporti sono strettissimi, di amicizia e anche di collaborazione, ma parliamo completamente, formalmente diciamo, di un'altra realtà, e parliamo di una società, di una squadra che si è tolta qualche settimana fa una soddisfazione enorme, per certi versi, decisamente inaspettata. Si è tolta lo sfizio la Vigor Camerano di vincere il proprio campionato di terza categoria, contro ogni pronostico, al di là di ogni più rosea aspettativa. Quindi la Vigor Camerano trionfa nel suo campionato e vola in seconda categoria, per la grande gioia del suo presidente, ma anche del suo cuore pulsante, della sua anima. Parliamo ovviamente di Angelo Paci, poi lo ascolteremo in una intervista. Prima però mostriamo le immagini, come sempre sono queste l'aspetto più appetito e più appetibile del programma, del nostro programma. La partita decisiva secondo noi per il raggiungimento del traguardo, della vittoria del campionato e quindi lo sbarco in seconda categoria, era la terz'ultima partita di campionato, quella giocata proprio allo stadio Montenovo, ma paradossalmente fra virgolette in casa, in trasferta dalla Vigor Camerano, perché in casa del Varano, che gioca appunto le sue partite interne allo stadio Montenovo. Noi eravamo lì a riprendere ovviamente anche questa partita e questa vittoria raggiunta in extremis in maniera clamorosa dalla Vigor Camerano. Riviviamo quel derby, le emozioni di quella serata decisiva per la promozione in seconda categoria della Vigor Camerano. È la partita decisiva probabilmente per la Vigor Camerano nella sua corsa al primo posto del girone di terza categoria, un primo posto che se mantenuto sino all'ultima giornata varrebbe la promozione in seconda categoria per la società del presidente Angelo Paci. La sfida in questione è un derby che si gioca peraltro sul campo proprio di Camerano, lo stadio Montenovo, perché anche il Varano gioca lì e quindi quest'oggi è lei in versione squadra casalinga. Lo stesso Varano è la prima a creare opportunità, un'occasione sul destro di Capitan Dasco dopo un tentativo sulla destra di un suo compagno, poi un palo colpito sugli sviluppi di un calcio di punizione da parte del Varano. Subito lo spavento, prova a riaffacciarsi in avanti la Vigor Camerano, ma su questo pallone il numero 9 Cardinali non ci arriva di un soffio, quindi scampa il pericolo anche il portiere del Varano, il numero 1 Alessandro Dubrovic. Poi altra chance per il Varano, sicuramente più pericoloso in questo avvio di gara, tre occasioni ad una, ma il punteggio resta sullo 0-0 quando andiamo al riposo e quindi all'intervallo. Ripresa scoppiettante che si apre abbastanza presto con il gol del vantaggio del Varano, colpo di testa vincente da parte del numero 4 Michele Luce Sole su calcio d'angolo, anzi si tratta del numero 2, correggiamo Gianluca Santile, lui che crea l'1-0, arriva anche il raddoppio ma viene annullato. Con il braccio alzato il direttore di gara segnala un'irregolarità in area di rigore, quindi si resta sull'1-0 per il Varano. Poi lancio millimetrico sul filo del fuorigioco, scatta il numero 7 della Vigor Camerano, Pallaver disegna un pallonetto morbido che gonfia la rete, allora ristabilisce la parità la squadra di mister Gracciotti, 1-1. Vuole vincere la Vigor Camerano, vuole farlo per far proprio il derby il Varano, e allora finale di gara con tantissime occasioni importanti da una parte e dall'altra. La prima che andiamo a vedere è questa da parte del numero 9 Simone Poiani, il destro ribattuto dal portiere della Vigor Camerano Massacesi. Siamo dalla parte opposta, dorme la difesa del Varano, prova ad approfittarne Cardinali ma si supera il portiere Dubrovic, non è finita, ancora Vigor Camerano, punizione del neo entrato Rossetti che va a cercare l'angolino sul primo palo, Dubrovic è attento e neutralizza anche questa conclusione. Si resta ancora quindi sul punteggio di parità 1-1 dopo questo sinistro che termina abbondantemente a lato. Vigor Camerano che spinge a caccia del vantaggio, buono il triangolo, prova il sinistro il numero 2 Pranzoni, Dubrovic rimedia, c'è anche il fischio del direttore di gara. Da questo rilancio del numero 1 del Varano scaturisce questa palla in profondità per il Varano con la conclusione, se non andiamo errati, da parte del numero 17 del Varano. Si supera in questo caso Massacesi, ancora 1-1, arriviamo al momento clou del match, il taglio in area di rigore di Cardinali sull'assist in profondità, l'uscita di Dubrovic con fallo da rigore, cartellino giallo anche la munizione quindi per il portiere del Varano e quindi l'occasione della vittoria. Dal dischetto il numero 18 della Vigor Camerano, Rossetti, che spiazza Dubrovic e segna il gol del sorpasso a pochi istanti dal termine. Vigor Camerano 2 Varano 1.
arriva il triplice fischio del direttore di gara, può gioire la società di Angelo Paci e tutta quindi la dirigenza giallo-blu quest'oggi in versione trasferta, nonostante, ripetiamo, si giochi allo stadio Montenuovo. Fanno festa i giocatori a Vigor Camerano perché sanno che questa può essere la partita decisiva, nonostante ce ne siano altre due da giocare per completare il campionato, da vincere per coronare un sogno, quello della promozione in seconda categoria. Emozioni a non finire, come avevamo preannunciato in questo derby, e vittoria alla fine, rimonta per 2-1 per l'11 allenato da Mirko Gracciotti, capitanato da Matteo Ripanti. Alla fine i gialloblu ce l'hanno fatta, hanno portato a casa tre punti fondamentali in quella che era la terz'ultima giornata, si sono così mantenuti al comando. Sentiamo cosa hanno detto dopo quella partita, e quindi prima ancora di vincere il campionato, com'era l'umore a due giornate dalla fine dopo la vittoria nel derby da parte appunto di mister e capitano Gracciotti e Ripanti. È stata una partita sofferta, primo tempo specialmente, il secondo tempo abbiamo giocato molto meglio e fortunatamente abbiamo vinto questa partita e ancora siamo lì. Adesso il campionato, c'è un'altra due finali e poi dopo vedremo il che da farsi. Per me le partite tutte quante uguali, specialmente quelle più difficili e quelle che stanno in bassa classifica, però oramai quello che è fatto in questo campionato, pertanto credo che speriamo fino alla fine. La città ci segue. Questi ragazzi sono tutti quanti bravi e sono contentissimo. Ecco. È andata più che bene, un po' sofferta, quando siamo andati sotto è stata un po' dura. Poi dopo il gol è arrivato con un po' di voglia, un po' di grinta, con un po' di fortuna abbiamo preso anche rigore che c'era, un po' di niente. E la palla è entrata, tre punti li abbiamo portati a casa e ci siamo quasi, dai. L'unica cosa che possiamo fare è vincere e arrivare fino in fondo. Mancano due partite, saranno dure, ma con la forza del gruppo speriamo di portarla a casa e portare a casa finalmente sto campionato che è stato lungo, duro, con tanti vari imprevisti. C'era la consapevolezza che si era ottenuto un successo fondamentale, ma c'era anche la consapevolezza che c'erano altre due partite da giocare da parte del tecnico Gracciotti e del capitano Ripanti. Poi queste due vittorie finali sono arrivate in maniera anche in questo caso molto sofferta, e con esse la matematica promozione in seconda categoria. La gioia quindi è esplosa nel giorno della ribattezzata giornata giallo-blu, con la Vigor che è entrata in maniera trionfale allo stadio Montenuovo, mentre la promozione del Camerano Calcio stava giocando il suo derby con la Conero Dribbling. Da lì in avanti festeggiamenti per tutta la società del presidente Angelo Paci, e noi al termine ovviamente di quella giornata abbiamo intervistato proprio lui, se lo meritava, se lo strameritava, il cuore della Vigor Camerano, Angelo Paci. Ci sentiamo cosa ci ha detto. Questo è un sogno che si è realizzato, era un progetto fatto con Mauro Mancini dal 2008, infatti la dedico soprattutto a lui, al nostro ex presidente che non c'è più. E una squadra giovane, ha giocato dai 90 fino ai 98, non ci pensavamo nessuno da vincere, ma soprattutto facevamo fatica a pensare ad andare ai playoff. Poi dopo una serie di risultati incanalati siamo riusciti a scavallare tutto il cammino e siamo arrivati alla fine. Grande dedizione, grande passione in questi ragazzi, prima ancora che altre qualità ovviamente tecniche di gioco. Sì, molta dedizione, tutta passione, poi dopo c'è qualche ragazzo, c'è anche tecnica e gioco, però è tutto un mix che ci ha fatto fare il salto di qualità. Il mister è stato molto bravo, ha tenuto bene il gruppo, l'ha tenuti molti uniti. E infatti non quest'anno ma anche l'anno scorso siamo arrivati terz'ultimo, quart'ultimi, si sono sempre nati in 22-23, ha inserito senza problemi quest'anno grazie alla nostra riunione provinciale ragazzi del 97-96 quando veniva a mancare qualcuno, e anche 98, quindi ha fatto un gran bel lavoro. Complimenti allora a Mirko Gracciotti, complimenti a tutta la Vigor Camerano che adesso in seconda categoria cosa farà? Niente, costruiremo la squadra soprattutto guardandoci intorno col Camerano per ragazzi del settore giovanile per poter inserire. Il nostro progetto è sempre buttare dentro ragazzi e fare una seconda con possibilmente tutti i ragazzi del posto.
Grande soddisfazione per lui che, come ha sottolineato, non si aspettava una stagione così eccezionale, così perfetta, potremmo dire, da parte dei suoi ragazzi, quasi tutti del posto, una società ricca di giovani, in virtù anche della collaborazione col Camerano Calcio, molti sono cresciuti e sono passati per la trafila delle giovanili o anche della prima squadra del Camerano Calcio. Questo fantastico gruppo, guidato da un condottiero favoloso come il tecnico Mirko Graciotti, è riuscito a conquistare il campionato e la promozione in seconda categoria. Non solo però, perché poi dopo quanto abbiamo mostrato, dopo le interviste che abbiamo registrato e quindi ascoltato, è arrivata un'altra soddisfazione per la Vigor Camerano, ovvero, vediamo alcune foto sullo sfondo, è arrivato il titolo provinciale, la vittoria del titolo provinciale nello spareggio, nella finale diciamo, con l'Atletico 2008. Ebbene, si sono ripetuti i ragazzi Mister Graciotti, andando a vincere anche quella partita e portando in bacheca a casa un'altra soddisfazione, quindi un'altra coppa che avete visto appunto sullo sfondo attraverso queste foto che ci ha fornito la Vigor Camerano. Abbiamo visto anche altre immagini di festa che facevano riferimento al sabato gialloblu, alla giornata gialloblu. Insomma, per la Vigor Camerano una stagione davvero eccezionale. Siamo in chiusura anche di questo secondo capitolo, ma non abbiamo terminato, perché ce n'è un terzo ed ultimo per questa puntata davvero ricca e speciale di Calcio M Magazine. Ora ci apprestiamo a cambiare città, ci spostiamo di pochi chilometri, andiamo ad Ancona, dove andremo a puntare i riflettori sull'Ancon Dorica. Lo faremo dopo aver mostrato anche in questo caso i partner commerciali della società anconetana. Ripartiamo dunque dall'Ancon Dorica. Abbiamo chiuso il capitolo precedente dicendo che la Vigor Camerano è salita in seconda categoria. L'Ancon Dorica ci era già in seconda categoria, aveva il grande e difficile obiettivo di mantenere questa categoria, quindi di raggiungere la salvezza. Ebbene, l'Ancon Dorica ce l'ha fatta anche quest'anno, soffrendo sino alla parte finale di stagione, ma centrandola comunque con una giornata di anticipo. I biancorossi ci sono riusciti al termine in particolare della penultima giornata di campionato sul difficilissimo campo del Ponterio. Un pareggio che ha reso matematica appunto la permanenza in seconda categoria per la squadra guidata da Elvio Compagnucci. Ovviamente eravamo lì a registrare la gara e vi mostriamo il servizio. Penultima giornata del girone C di seconda categoria, siamo nuovamente con la nostra telecamera puntata sull'Ancon Dorica, nostra società partner che vedete in maglia militare come ormai ci ha abituato da un po' di tempo a questa parte. Dalla parte opposta i padroni di casa, il Ponterio guidato in panchina da Massimo Gregorini, mentre ovviamente il tecnico dell'Ancon Dorica è Elvio Compagnucci. Da una parte il Ponterio che cerca una vittoria in questa gara per continuare a rincorrere la zona playoff, dall'altra l'Ancon Dorica che cerca almeno un punto per conquistare la matematica salvezza in questo campionato, obiettivo di inizio stagione, quindi sarebbe un bel traguardo per la formazione anconetana. Avvio di marca dorica, poi la replica da parte del Ponterio, si resta sullo 0-0 dopo un paio di conclusioni non propriamente esaltanti. Ora l'Ancon Dorica che prova a distendersi con questa azione che nasce dai piedi di Galeazzi sulla sinistra, ancora Galeazzi che viene coinvolto, il pallone che va verso la corsia centrale, prova il destro l'ex giocatore della Dorica Torrete, palla fuori. Galeazzi protagonista nelle partite precedenti di ottime prestazioni, alcuni gol che vi abbiamo mostrato. Ancora il numero 9 Dennis Galeazzi che ci prova con il mancino, spara alto, poi andiamo su un calcio d'angolo del Ponterio, il pallone che naviga pericolosamente all'interno dell'area piccola del portiere Michele Sampaolo, che alla fine se la cava dopo un primo intervento non propriamente perfetto. Galeazzi stoppa il pallone al limite, prova il destro, questa volta la mira sembra buona, invece è sbagliata ma di pochi centimetri. Arriviamo così all'intervallo, quindi sul punteggio di 0-0, nella ripresa i gol. Ponterio che prova ad affondare con il capitano Gianluca Bacchiocchi sulla sinistra, il pallone messo all'altezza del secondo palo dove sbuca puntuale il numero 10 Michele Manoni, sigla lui la rete dell'1-0.
Anco Andorica quindi sotto, chiamata alla rimonta sul difficile campo del Ponteriano, tentativo di conquistare il punto per la salvezza. Ci prova il solito Galeazzi con un tiro dei suoi, esterno destro preciso e sufficientemente potente per gonfiare la rete sull'angolino opposto. Parità ristabilita all'Ancondorica, il solito Dennis Galeazzi, protagonista davvero di un finale di stagione esaltante. Brividi in questa mischia in area con il pallone che non vuole saperne di uscire per l'Ancondorica e di entrare per il Ponterio. È proprio la formazione di casa che ci crede maggiormente in questo finale di testa. Sfiorato il gol del nuovo vantaggio, il 2-1 con la palla che sibila vicino al palo più lontano, si espone però al contropiede del Ponterio. Galeazzi ha l'occasione buona per segnare, serve invece l'assist per il compagno a ma è troppo lungo il pallone, sfuma un'opportunità clamorosa per la formazione di mister Compagnucci. Era questa l'ultima azione del match, cadono a terra un po' sconsolati i giocatori del Ponterio perché volevano i tre punti per i playoff e l'obiettivo non è stato raggiunto. Gioiscono e sorridono invece tutti i ragazzi dell'Ancondorica per la salvezza centrata, peraltro con 90 minuti di anticipo. Obiettivo raggiunto, bene così. Un buon pari, come si può capire bene dalle immagini, quello centrato dall'Ancondorica sul campo del Ponterio. Peraltro Ponterio che è stata una delle protagoniste di questa stagione di seconda categoria. Facciamo riferimento ovviamente al girone C che sino alla fine della stagione ha provato a rincorrere l'accesso alla zona playoff e che durante la stagione nel cuore di questo campionato è stata anche capolista del campionato. Quindi davvero un punto prezioso. Soprattutto perché è valsa, appunto, lo ripetiamo, la matematica salvezza dell'Ancondorica. Bene così dunque per i biancorossi anconetani, come si evince ovviamente anche dalle dichiarazioni del dopogara da parte del mister Elvio Compagnucci. Eravamo rimasti dentro i spogliatoi, loro invece sono entrati subito in campo, noi ancora eravamo dentro. Un attimo schiaffo che, come sempre, poi chi ha visto le partite nostre lo sa, a volte ci serve per svegliarci. E quindi dopo abbiamo fatto la prestazione, abbiamo meritato il pareggio, ci abbiamo avuto l'occasione, abbiamo giocato nella loro metà campo. Siamo salvi matematicamente, lo volevamo fare 3-4 partite fa per dare la possibilità magari di far giocare anche i ragazzi che sono sempre venuti ma che hanno avuto poche possibilità. È stata una partita di quelle dove, tra le tante assenze di giocatori importanti, ha giocato chi ha giocato meno, ha dato tutto. E sinceramente a livello di prestazione sono molto soddisfatto perché ho visto una squadra che comunque ha sempre provato spesso a giocare la palla e c'è riuscita, ha creato anche delle buone occasioni. Poi dopo è chiaro che la motivazione una volta che te c'hai il risultato, gli altri invece devono prendere la vittoria, comunque cambia un po' il peso della partita. Siamo venuti qui per prendere i punti. Uno bastava, ma potevano essere anche tre volendo, perché comunque non abbiamo mai rinunciato a giocare, anche perché non siamo capaci di metterci davanti alla difesa a girare palla. Se lo facciamo siamo capaci di farlo nella metà campo avversaria, per cui va bene così. Adesso si può festeggiare, sì. Adesso sì, adesso sta la società a farci divertire. Noi l'abbiamo fatta divertire e soffrire, adesso sta a loro. La dedica particolare che faccio la faccio a mia moglie, che mi ha seguito tutte le partite, dentro fuori casa, e che non ha fatto mai mancare il suo supporto e che tante volte vede quello che io magari non ho visto in campo, quindi a lei, soprattutto a lei. Dopo questa partita si è giocata ovviamente l'ultima di campionato, l'Ancondorica certa della salvezza l'ha affrontata con molti meno stimoli e ha perso in casa contro il Vittoria Brugneto 2-1, ma poco importa perché, come detto, la salvezza era stata raggiunta l'anno prossimo, quindi l'Ancondorica giocherà nuovamente in seconda categoria e questo sicuramente rende soddisfatta la società anconetana. Siamo davvero in chiusura adesso, con questo terzo e ultimo capitolo siamo arrivati al termine della nostra ricchissima puntata di Calcio M Magazine. Vi ringraziamo per essere stati con noi come al solito numerosi alla visione di TV Marche. Vi ricordiamo che trovate tutto quanto andato in onda anche registrato e pubblicato sul nostro canale YouTube e condiviso sui nostri social, in particolare su Facebook. Vi invitiamo a ritornare sulle nostre frequenze nelle prossime puntate di Calcio M Magazine. Non ci resta che salutarvi e augurarvi buona serata.